le comunicazioni, per cui passo la parola all'assessore vice sindaco, signor Carlo Giudici, prego. Buonasera. Questa è una di quelle situazioni in cui nessuno vorrebbe trovarsi, però questa è la vita, pertanto bisogna affrontare. Come credo sappiate, il 22 settembre scorso il sindaco di Arese veniva posto agli arresti domiciliari. Tutti noi nutriamo un grave disagio e siamo vicini moralmente a una persona amica e alla sua famiglia in questo momento di difficoltà. Questa situazione ha comportato di fatto il trasferimento delle sue funzioni in capo al vice sindaco e quindi eccomi qui a chiarire la posizione di questa amministrazione e ad aggiornarmi sulla vicenda. Riunita la giunta e fatte le debite considerazioni dell'accaduto, ci siamo dapprima interrogati su quale fosse la soluzione migliore per non danneggiare la città. L'intera maggioranza ha deciso, proprio per un senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza, di garantire continuità e portare avanti i programmi che ci eravamo prefissati, finché la normativa vigente ce lo consentirà. Per quanto riguarda la situazione del sindaco Fornaro, è di ieri, 26 settembre, la notizia che in sede di interrogatorio di garanzia davanti al GIP il sindaco abbia deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, l'abbiamo presa dalla stampa. A oggi resta confermata la misura restrittiva già in essere. Nel pomeriggio abbiamo telefonato in prefettura e abbiamo parlato con la dirigente Area 2 del raccordo con gli enti locali per le consultazioni elettorali, dottoressa Maria Carmela Nuzzi, la quale ci ha comunicato che la prefettura ha ricevuto da parte della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero una comunicazione in merito ai fatti accaduti negli ultimi giorni. Domani quindi la prefettura, dopo aver accertato la sussistenza di una delle cause di sospensione dalla carica di sindaco e previa relazione sui fatti accaduti da parte della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, provvederà a notificarci presso i suoi uffici il relativo provvedimento di sospensione del sindaco. Il Consiglio Comunale successivamente dovrà deliberare, non vi sono vincoli temporali precisi, la sospensione di diritto dalla carica di sindaco e contestualmente convalidare la supplenza del sindaco con il vice sindaco. Il vice sindaco con tale provvedimento acquisisce tutte le prerogative del sindaco e può assumere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il vice sindaco, nonostante svolga le funzioni di sindaco con pieni poteri, non è membro del Consiglio Comunale e non può essere computato nel quorum di quest'organo. Durante la sospensione dalla carica, il sindaco non è computato al fine della verifica del numero legale, né per le determinazioni di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione del sindaco cessa di diritto di produrre effetti decorsi 18 mesi dal suo inizio. Quello che è accaduto però non tocca l'attività amministrativa. La struttura e i dipendenti continueranno a garantire i servizi ai cittadini. C'è un grande senso di responsabilità e una grande consapevolezza del proprio ruolo. Ognuno sa che è necessario soddisfare comunque sempre i bisogni delle persone, dare risposte alle necessità delle famiglie. Detto questo, immaginando interventi sull'accaduto da parte vostra, vi chiedo cortesemente di partecipare a questa seduta in modo sereno, con un atteggiamento garantista e non colpevolista. Quello che è accaduto fa male a tutti, maggioranza compresa. Io confermo la mia personale stima nei confronti del sindaco Fornaro. Grazie. La rivendicazione del senso di responsabilità, ascoltata la comunicazione del vice sindaco, che vorrebbe giustificare una continuità del governo del nostro paese, suscita più di qualche perplessità. Intenzione del superiore della giunta di proseguire come se niente fosse successo, dopo la vicenda che vede coinvolto il nostro sindaco, ha un significato chiarissimo. Ancora una volta si manifesta lo spostamento
del presuntuoso potere politico dalla volontà della gente comune. Non è che impressione è che alcune persone stiano difendendo con un mezzo o capito tecnico il loro potere, stravolgendo quanto era stato espresso dagli elettori nelle ultime elezioni amministrative. I cittadini aresini avevano disegnato il loro sindaco, un primo cittadino che avrebbe dovuto garantire la realizzazione del programma elettorale, condiviso da Lega Nord e Popolo della Libertà. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione politica sovraria, in cui il sindaco, al netto della conclusione dei magistrati, non può più garantire nulla. La Lega Nord è uscita dalla maggioranza, tirando i suoi assessori. Un altro assessore è giunto dal peso di garanzia e conseguentemente dimesso. Le denunce, gli esposti per danni all'ambiente del centro sportivo e il malessere di alcuni esponenti della maggioranza, e aggiungiamo che il paese in pratica ha affidato indirettivamente a una forza politica chiusa dal ballottaggio nelle elezioni amministrative, rientrata dalla porta di servizio grazie a un accordo personale con il sindaco, e che si attribuisce l'autorità di procedere all'approvazione di atti che vanno ben oltre l'ordinaria amministrazione come il consenso sul giudimento. Cos'altro deve succedere se convincere che si ottiene una maggioranza che non esiste più, che ormai si è arrivata a capolire nella cantina una mano iniziata con cui si tende? Basta andare nelle strade e sentire la gente per capire qual è la volontà dei cittadini. Questa vicenda purtroppo non sarà facile da dimenticare. Sarà ricordata come una brutta pagina della storia del nostro paese. Noi che rappresentiamo la ordinanza, in questo momento abbiamo il dovere di interpretarne la volontà. Se presentiamo il conseguimento dell'azione di questa amministrazione, inevitabilmente il nostro nome sarà scomunato in futuro a quanto stiamo consentendo che succeda. Come pensate sia possibile andare a discutere tranquillamente e serenamente l'odierno ordine del giorno che prevede l'approvazione di fin due delicatissimi piani integrali di intervento urbanistico? Quale giustificazione potremmo inventarci per controbattere il comprensibile che si inscenerà nella testa della gente? Chi potrebbe animare le accuse di mancanza di trasparenza nell'azione amministrativa futura? Occorre un atto di umiltà e di responsabilità vera. Forse per sfortuna, forse per un'interpretazione, superficialità o altro, questa maggioranza non è più in grado di governare il nostro paese. Il processo di scioglimento che era in atto ha avuto certamente un'accelerazione dovuta ai recenti fatti. Oggi i partiti che comandano la legge non hanno alcuna consistenza politica credibile. Non vi è altra soluzione che rimettere il mandato nelle mani dei cittadini. Quindi, oltre all'iniziativa poco più simbolica che era proposta stasera dall'opposizione storica, per sottolineare la grave situazione in cui non posso fare meno di aderire, appellandomi a quanti come me siano convinti che un atto di dignità possa restituire un briciolo di fiducia alla nostra opera di cittadini, ai cittadini, credo che nei prossimi giorni dovremo compiere tutti i passi necessari per concludere con un minimo di decoro questa esperienza. Grazie. La Lega Nord, come sapete, è uscita da questa maggioranza subito dopo lo scorso Consiglio Comunale, ritirando i due assessori e togliendo la fiducia al sindaco per la vicenda del centro sportivo e per la incredibile quanto assurda bocciatura della nostra mozione. I consiglieri che l'hanno bocciata, ossia tutto l'UDC e tutto il PDL, si sono assunti così la paternità e responsabilità di quanto accade all'interno del centro, avvalando con il loro voto l'operato di fondazione, una fondazione voluta dalle passate amministrazioni perfere. La Lega è uscita dalla maggioranza in quanto il significato di quel voto è in pieno contrasto con i valori e i principi etici e morali del movimento e dei suoi uomini che all'interno dell'istituzione. Se non possiamo muovere la barca verso la rotta della trasparenza e il rispetto delle regole, in quanto l'equipaggio non è interessato per la destinazione, ne prendiamo atto. Per noi della Lega certi valori non sono in discussione e così abbiamo tolto il disturbo. Ora cosa succede? Ieri spiegavo ai miei nipoti di 12 anni che la democrazia si basa sulla volontà dei cittadini. L'articolo 1,2 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene ai cittadini e tale sovranità viene esercitata con il voto. Il voto, appunto. Ho spiegato a mio nipote che tramite tale voto i cittadini scelgono i loro rappresentanti, votando e scegliendo un programma ed una coalizione. E quando si vota,
viene consegnata una scheda dove sono indicati i simboli dei partiti che compongono una coalizione, che solo la coalizione che riceve più voti viene chiamata democraticamente dai cittadini ad amministrare. Ho detto a mio nipote che chi non vince le elezioni si siede in minoranza, che può anche votare a favore della maggioranza, ma che la maggioranza è qualcosa di diverso, qualcosa di più, in quanto la maggioranza è quella scelta dai cittadini, l'esercizio di quella sovranità che appartiene solo a loro. Bene signori, ora spiegate voi a mio nipote ed anche a tutti i cittadini com'è possibile che chi ha perso le elezioni oggi occupa la poltrona del sindaco? Il 20 settembre non avete voluto trasparenza, tradendo il programma e le promesse elettorali. Oggi andate oltre e tradite anche il risultato delle urne. Affermate che dovete portare a termine il patto con gli elettori. Ma quale patto? Signori, voi UDC con i cittadini non avete mai sottoscritto alcun patto in quanto forza di minoranza. Voi oggi amministrando con una coalizione che non è stata votata dai cittadini, amministrando con la minoranza, tradite la stessa democrazia. Volete andare avanti con i voti dell'UDC dopo che si è sciolta per mancanza di trasparenza la coalizione PDL-Lega che avete ricevuto l'investitura dei cittadini? Fatelo. Ricordatevi sempre che prima o poi regalerete a capolinea, dove da attendervi ci sono i cittadini che non dimenticheranno certo di voi. Voi oggi qui tradite i cittadini. E ripeto, voi oggi qui tradite i cittadini. Il re è nudo, i cittadini indignati, preoccupati, attoniti, provano vergogna per quello che sta succedendo. Il sindaco di Arese, il primo cittadino, colui che dovrebbe lavorare per il bene comune della città e dei cittadini, è l'arresto domiciliare accusato, a quanto riporta la stampa, di truffa ai danni dei cittadini, corruzione, turbativa d'asta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Premesso che chiunque presunto innocente fino all'ultimo grado di giudizio e che abbiamo totale fiducia nel lavoro che sta svolgendo la magistratura, nonché comprensione umana verso chi viene privato della libertà personale, crediamo che stia emergendo chiaramente la presenza di un sistema di corruttela su cui non si è vigilato e non si è controllato nel momento in cui il PD, già mesi fa, ha sollevato dubbi e chiesto chiarimenti. Se le responsabilità penali sono da verificare, e lo faranno i magistrati, le responsabilità politiche sono gravi ed evidenti. Oggi l'unico atto che dimostrerebbe senso di responsabilità e rispetto dell'istituzione che il sindaco rappresenta è rimettere il mandato agli elettori e andare alle urne. Riteniamo quindi opportune e anzi dovute le dimissioni immediate del sindaco che ci portino in primavera alle elezioni anticipate. È necessario quanto prima voltare pagina, riappropriarci e dare sostanza alle parole democrazia, rappresentanza, trasparenza e fiducia, rapporto di fiducia tra eletti ed elettori. Come se ciò non bastasse, ricordiamo che la situazione che abbiamo di fronte oggi non vede solo il sindaco arrestato domiciliari, ma anche l'assessore dei lavori pubblici Salvatore Crisafulli, indagato da marzo per turbativa d'asta, sarebbe coinvolto, a quanto riporta la stampa, anche nella cosiddetta truffa del gas. Già autosospese da aprile, come ha prima detto il vice sindaco, si è dimesso ieri. Gli assessori allo sport e servizi sociali della Lega Nord si sono dimessi il giorno prima dell'arresto del sindaco perché è in pesante contrasto con PDL e UDC per la mala gestione del centro sportivo comunale e per la mancanza di trasparenza e rispetto delle regole. Noi consiglieri del PD, insieme al consigliere Del Monte, abbiamo chiesto il commissariamento della Fondazione Arese Cultura Sport al prefetto per dissesto finanziario, fallimento degli obiettivi statutari, gravi inadempienze nei confronti del Comune e abbiamo inviato un esposto anche all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A seguito delle dimissioni di tre assessori degli arresti domiciliari per il sindaco, la giunta è ridotta ai minimi termini con quattro assessori rimasti in carica. È evidente che la maggioranza scelta dagli elettori durante le ultime elezioni non esiste più. I cittadini non hanno sottoscritto alcun patto con l'attuale maggioranza e questo in quanto i cittadini, come hanno già ricordato chi ha parlato prima di me, non hanno votato per la maggioranza PDL-UDC, bensì per la coalizione PDL-Lega Nord,
che si è sciolta con l'uscita della Lega Nord dalla maggioranza settimana scorsa. Siamo in una situazione veramente paradossale. Il sindaco è anche l'immagine della città, ma questa città non credo meriti di essere immagine del suo sindaco. Cari assessori, cari consiglieri di maggioranza o pseudo-maggioranza, i cittadini vi guardano arroccati a difendere l'indifendibile e sono come noi sgomenti. È ora di prendere atto del fallimento totale di questa amministrazione, fallimento che abbiamo denunciato più e più volte in quest'aula, e staccare la spina. Solo in questo modo potete sperare di salvare il salvabile. D'altronde, chi non si distingue condivide. E poi, come fare a pensare che questa pseudo-maggioranza riesca a uscire dal pantano del centro sportivo? In attesa nella speranza delle dimissioni, da domani lavoreremo per presentare una mozione di sfiducia al sindaco che auspichiamo sia sostenuta da tutti i consiglieri che appunto non si riconoscono in questo modo di amministrare la cosa pubblica e che perseguono veramente i principi di buona amministrazione, trasparenza e orientamento al bene comune. Non è ancora troppo tardi per smarcarsi e stabilire una soglia di accettabilità oltre la quale non è possibile andare. Noi consiglieri del PD oggi non possiamo fare finta che nulla sia successo e stare qui in consiglio comunale a discutere provvedimenti all'ordine del giorno. Provvedimenti che tra l'altro esulano di gran lunga l'ordinaria amministrazione, a cui ci si dovrebbe limitare in una situazione grave e traumatica come quella che vive Arese oggi. Addirittura la maggioranza forza la mano e presenta, a 4 giorni dall'arresto del sindaco, 2 piani integrati che, se non adottati entro il 30 settembre, non potrebbero più esserlo fino all'adozione del piano di governo del territorio. Siamo pertanto d'accordo e proponiamo che questo consiglio venga rinviato. Siamo certi che il difensore civico, l'avvocato Agnifili, che è sempre vicino alle esigenze e ai problemi dei cittadini, comprenderà le nostre ragioni. Se tale proposta non verrà accolta, in attesa delle decisioni che prenderà il prefetto di Milano e che ci ha anticipato qua il vice sindaco, oggi, in risposta anche allo sdegno mostrato dai cittadini e per dare loro voce, noi consiglieri del PD, consapevoli della gravità dell'atto, in segno di protesta e per rafforzare la nostra richiesta di dimissioni del sindaco, facciamo un passo indietro e abbandoniamo l'aula del Consiglio Comunale. Se non ora, quando? UPC ha già espresso con un proprio comunicato stampa la propria valutazione unitamente nel direttivo del 23 settembre ultimo scorso. Noi auspichiamo che la magistratura in tempi brevissimi chiarisca la situazione e la posizione del sindaco Fornaro, a quale ancora una volta inviamo la nostra solidarietà umana che estendiamo anche alla sua famiglia. I fatti di cui trattasi, ancora tutti da dimostrare, non sono riferiti a nessun atto amministrativo della Giunta. Questo, e non solo questo, ci ha spinti a dichiarare e questa sera a confermare che in quanto maggioranza abbiamo il dovere di continuare l'azione amministrativa almeno fino a quando la legge ed il termine... almeno fino a quando la legge ed il termine delle indagini ce lo consentiranno. Valuteremo diverse decisioni da prendere, ma appena il quadro giuridico, che auspichiamo favorevole al signor sindaco Fornaro, avrà raggiunto la chiarezza della quale tutti ne invochiamo il risultato. Ai cittadini aresini ci sentiamo di affermare che nell'eventualità che le indagini portassero ad una sentenza diversa dall'auspicata ed emergesse in pieno il danno subito per la vicenda del costo del gas, l'UDC si dichiara disponibile fin da adesso a compiere tutte le azioni necessarie perché lo stesso danno sia compensato, chiedendo anche all'amministrazione comunale
di costituirsi eventualmente parte civile. In questo momento, tuttavia, sono tutte ipotesi che facciamo in quanto in qualità di forza politica garantista, come sempre dichiarato, attendiamo con giusta preoccupazione, ma con totale serenità di coscienza, l'evolversi della vicenda giudiziaria attraverso le indagini serrate in atto, e nel contempo intendiamo dare il nostro contributo al lavoro quotidiano della Giunta e della maggioranza. Egregio Presidente, egregi colleghi, questa sera viviamo un momento consigliare che nessuno di noi avrebbe desiderato affrontare. Non desideriamo sottrarci ad un confronto con le forze politiche presenti in quest'Aula e neppure nasconderci a chi che sia. Il gruppo consigliare della PDL intende confermare quanto già esplicitato in questi giorni, ovvero l'intenzione di proseguire nel mandato amministrativo affidatoci dall'elettorato, qualora, come auspichiamo l'egregio prefetto, decidesse di consentire il proseguio di questa maggioranza. Alla Giunta e dal Vice Sindaco Assessore Carlo Giudici sottolineiamo la nostra decisione di sopportare quindi l'azione di governo. Non siamo giustizialisti, egregi colleghi, e neppure desideriamo non guardare la realtà dei fatti raccontati dai media. Se un eventuale processo dovesse confermare le pesanti accuse che vengono avanzate, anche noi ci sentiremo danneggiati, soprattutto noi ci sentiremo danneggiati, come consiglieri e come amici di Gianluigi. In tal caso saremo subito pronti a chiedere conto politico al sindaco e saremo i primi a farlo. Così come non esiteremo neppure un attimo a chiedere all'amministrazione di procedere a tutelare gli interessi della collettività. In questo noi ci abbiamo sempre creduto ed è per questo che tutti noi in quest'Aula riteniamo di doverci ancora impegnare. Non possiamo comunque non estendere un invito che ci viene dal profondo del cuore, un invito a tutti voi, egregi colleghi. La politica è più complessa di quella che sembrerebbe, forse, anzi, senza dubbio più complessa di quanto lo è stata nei primi decenni della Prima Repubblica. Occorre fare un'analisi retrospettiva molto attenta ed allargata a tutti per ritrovare per prima cosa nei meandri sperduti dell'arrivismo e del giustizialismo, dei personalismi floreati, dell'odio a persona che acceca i più, quel senso primordiale del rispetto dovuto agli amici ma soprattutto agli avversari, nel nostro caso gli avversari politici. Sono ruoli diversi, è vero, ma sempre importanti, fondamentali. Se desideriamo dare un valore che non sia giunto, ma che sia elemento fondante del nostro impegno sociale, della nostra vita politica ed amministrativa. È un invito il nostro, cari colleghi, un invito ad abbassare i toni e ad consentire che ognuno per il proprio ruolo svolga in serenità il proprio compito, la giustizia, la politica, i cittadini e gli amministratori. Con questo documento, in conclusione, egregio Presidente, egregi colleghi, il gruppo consigliere della PDL resta a disposizione dei colleghi, delle forze politiche e soprattutto dei cittadini, ai quali va il nostro pensiero e ancora l'impegno a proseguire nel mandato affidatoci con l'elezione del 2009. Avvisare che la Lega Nord si astiene dal proseguimento a questi lavori della Consiglio Comunale. Pertanto vedo la laurea. Manteniamo la laurea. Perfetto, grazie. Il presupposto per una serena collaborazione. Grazie.